Sui binari della metro A di Roma arriva il treno dell'inclusività, allestito con i colori della bandiera Pride Progress, che raccoglie tutti i colori della comunità arcobaleno. Si tratta di un'iniziativa che ATAC ha voluto realizzare per celebrare i valori dell'inclusione nella settimana del Roma Pride, come fa sapere l'azienda dei trasporti sui canali ufficiali. ATAC ha anche condiviso sui canali social un video dedicato al treno arcobaleno, che è diventato subito virale. Sabato 15 giugno, in occasione del Roma Pride 2024, è previsto un corteo dalle ore 14 alle ore 20, da Piazza della Repubblica a Viaga delle Terme di Caracalla. Per l'edizione 2024 sono attese oltre 100.000 persone, numeri che rendono il Roma Pride uno degli eventi LGBTQIA+ più importanti e partecipati in Italia. La manifestazione vedrà la presenza di carri allegorici, DJ, danzatori e una moltitudine di partecipanti colorati e festanti. Per i 30 anni del Pride di Roma, la madrina sarà la cantante Annalisa, protagonista della grande parata, e la sua hit Sinceramente, Un invito alla libertà, sarà l'inno della manifestazione di quest'anno. E io sono veramente orgogliosissima e sinceramente orgogliosissima di essere la madrina. Il percorso della parata è stato progettato per essere accessibile a persone con disabilità, con informazioni dettagliate sulla pavimentazione, i servizi e l'accessibilità dei luoghi lungo il percorso. Sempre sabato 15 giugno alle 22.45 partirà la festa del Pride all'Ippodromo Le Capannelle, nell'ambito di Rock in Roma.